Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui oggi, infrasettimanalmente, con la carriera allenatore, con il nostro Newcastle, ragazzi. Prima di iniziare volevo dire un paio di cose, ovvero sto partecipando a un web talent show in giro per l'Italia con degli altri youtuber. In che cosa consiste questo web show talent? Praticamente noi andremo in giro per l'Italia nei vari centri commerciali e accoglieremo i ragazzi che hanno voglia di iniziare la carriera, una carriera su YouTube. Di qualunque genere siano i propri video, voi potete venire nelle città in cui siamo, iscrivervi e poi partecipare al concorso, dove potrete vincere anche qualche premio. Vi lascio comunque, ragazzi, tutti i dettagli di questo talent in descrizione. C'è il link della pagina Facebook, seguitela, mettete mi piace, così resterete sempre aggiornati su dove andremo. E vi informo che per i ragazzi che mi seguono nell'Emilia Romagna, sarò sabato 4 giugno dalle ore 13 in poi, sarò a Bologna al centro commerciale Centro Borgo. Quindi ragazzi, per chi volesse anche incontrarmi e fare due chiacchiere, o addirittura per chi volesse iscriversi a questo talent per partecipare e magari anche vincere, mi raccomando, sabato 4 giugno al centro commerciale Centro Borgo dalle ore 13 di Bologna. Ci vedremo lì ragazzi, sarebbe una bella cosa se qualcuno di voi ci fosse. Scrivetemi sotto nei commenti se siete di Bologna, se ci sarete e in quale città vi piacerebbe che io venissi insieme anche ad altri ragazzi. Allora ragazzi, nello scorso episodio dovrei dirvi un sacco di cose ragazzi, perché nello scorso episodio abbiamo preso nell'ultima partita una bella batosta contro l'Everton. Abbiamo perso 4-2 e io mi scuso ragazzi forse per l'atteggiamento che ho avuto, perché è stato un 4-2 secondo me esagerato. Non meritavamo quella sconfitta e vi chiedo scusa per il mio atteggiamento. Ero davvero molto arrabbiato ed è stato un 4-2 pesante da digerire. Ma oggi ragazzi abbiamo un'ottima opportunità per vendicarci, perché oggi c'è la prima finale di questa stagione. Siamo in finale di Capital One Cup proprio contro l'Everton. È strano vedere sinceramente una finale il 28 febbraio, mai vista, scombussola un po' in effetti. Comunque oggi andremo a vederci questa partita, il replay di FA Cup contro Liverpool, Bournemouth, Stoke City e chissà forse anche Leicester, vedremo. Di vista come è andata la partita dove abbiamo perso 4-2, ho capito una cosa, che con questo modulo contro questo Everton siamo veramente troppo scoperti e quindi tornerei con questo 4-2-3-1 con Batshuayi prima punta, che mi tiene la squadra alta. Correa che è stra in forma, lo mettiamo a destra. Poi mettiamo Wijnaldum e Saul Niguez, centrocampisti. E Mbemba, Miazga vanno bene, Jan Matpur, Krul in porta. Wembley Stadium che oggi ospita la finale di Capital One Cup Everton Newcastle, ragazzi. Dopo solo una mezza stagione sono riuscito già a portare questa squadra in una finale di Coppa. E questo per me è un grande orgoglio. Comunque vada, ho la squadra in mano da pochissimo. Questo è il nostro percorso. Abbiamo battuto Manchester City, Charlton e non mi ricordo chi, mi sembra il Chelsea in semifinale. Questi ragazzi meriterebbero di vincere anche per il 4-2 subito in campionato. Oggi faremo vedere all'Everton che non sarà la stessa partita. Sempre sul pezzo e forza Newcastle. Pratt per Batshuayi, queste sono le sue palle, il tiro! Fuori di poco, dopo 5 minuti, ottima azione. Attenzione alla punizione qua, la batte Leighton Baines, la mette in mezzo tagliata, Saul Niguez respinge, poi la palla va a Barkley, Cleverley, poi la palla ancora lì, Barkley, ancora Saul Niguez. Wijnaldum, oddio, che palla per Saul Niguez! Saul Niguez ha aspettato il momento giusto per il suo primo gol con la maglia del Newcastle. Magpies avanti! Qui scambio, triangolo, Saul, Wijnaldum, poi dal di lì di sinistro col suo piede, non sbaglia. Attenzione a Lukaku sulla fascia, la mette in mezzo, non dovrebbe essere pericolosa, Krul la mette in calcio d'angolo. Wijnaldum, per Saul Niguez, dentro per Batshuayi, ma io non ci credo, ogni volta che tira sfiora l'incrocio dei pali sto ragazzo. Batshuayi. Rientra, Batshuayi, Batshuayi, sì Batshuayi, il tiro! Spacca tutto amici, spacca tutto Batshuayi!
2-0, ma che gol ha fatto? 2-0, ma che gol ha fatto, ragazzi? Uno slalom incredibile, uno slalom incredibile. Qui aveva preso palla, ma fisicamente ha tenuto e boom di destro. Gol meritato di Batshuayi. Gnas la mette in mezzo, Jan Mat respinge, la palla resta lì, il tiro di Lennon, Jan Mat ancora. Barry per Coleman, Coleman per Haruna Kone, il tiro di Mancino è fuori. Correa, ancora per Batshuayi, c'è fuori Muslera! Cosa stava per fare Batshuayi? Oh santo cielo ragazzi, è forte. Wijnaldum, dalla bandierina, fuori, la palla arriva a San Justo, appena entrato al posto di Saul Niguez. Ormai si trova la palla per il 3-0 sul piede destro. Wijnaldum. Per Batshuayi. Batshuayi. Rientra. Per Perez. Che palla! Muslera la para. Signori. Signori, stiamo dilagando. Stiamo dilagando. L'Everton non riesce più a fare niente. Wijnaldum. Mbemba. Colpisce di testa. Grande partita di Mbemba. E finisce qua! E finisce qua, sputato, un idrante. Ma siamo campioni, ragazzi. La Capital One Cup, la Capital One Cup è nostra. Gol di Saul Niguez, gol di Michy Batshuayi. E ci portiamo a casa il nostro primo trofeo della gestione Menzolino. Incredibile, ragazzi. Sono veramente euforico. E vaffanculo all'Everton. E vaffanculo proprio all'Everton. Guarda Krul. Bravi ragazzi, sono veramente orgoglioso di voi, sono veramente orgoglioso di voi. Non mi fanno neanche alzare la coppa, ma che brutto, dai, andiamo a vedere le valutazioni. Migliore in campo Krul, che ha fatto una parata forse, io avrei dato migliore in campo a Batshuayi. Però ragazzi, io questa formazione la apprezzo tanto, questo modulo lo apprezzo tantissimo, mi ci trovo troppo bene. Andiamo avanti ragazzi e ci portiamo a casa una coppa, incredibile, veramente, incredibile. Capital One Cup messa nel fortino. E adesso pensiamo alla FA Cup, ragazzi. Sì. Abbiamo solo un giorno per riposarci e quindi andare a giocare la partita contro il Liverpool. Ora, dato che siamo stanchissimi, andiamo a giocarcela. Faccio la formazione, vorrei farla in diretta con voi. Quindi siamo devastati, veramente. Siamo veramente devastati. Quindi facciamo sempre il 4-2-3-1 perché mi sono trovato bene prima e perché ne abbiamo bisogno. Nel senso che siamo molto più coperti. Ok ragazzi, andiamo a giocarci questa partita contro il Liverpool. Con Krul in porta, Kolasinac, Mbemba, San Just e Castagne. Shelvey, Saive, Aarons, Nuri, Martins e Gamero. Veramente sarà tosta. Saive recupera un gran pallone, palla per Gamero! Gamero! Ma niente ragazzi, Bogdan è incredibile. Chi cazzo è Bogdan? Poi non si sa. Save. Per Gamero. Bella palla per Nuri. Mannaggia la puttana. Nuri. Per Gilasso Martins. Che fa girare il sinistro sul primo palo. Bogdan sempre attentissimo. Ancora Nuri. Bogdan esce male stavolta. Ma c'è l'armata sulla linea di porta. Attenzione Kolasinac, che recupera un gran pallone. Kolasinac, entra in area. Kolasinac, il tiro! Niente, Bogdan è formidabile, ragazzi. Aarons. Per Shelvey, che ha un buon destro, lo prova ancora Bogdan. Attenzione Gamero. Gamero! Il tiro di Gamero! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere. Veramente, guarda che roba. Cioè, di quanto è uscita, di quanto è uscita. Sta dannata palla. Finisce qua la partita. 0-0. Si va ai tempi supplementari. Attenzione al calcio d'angolo. Lo batterà Riyad Mahrez. San Just colpisce di testa e fa ripartire Kevin Gamero. Che è stanco ma è più fresco di Klein. Ancora Gamero. Che fa andare Aarons. Aarons forse più veloce. Aarons. Rientra sul sinistro. Il tiro a giro. Di quanto è uscito anche sto pallone? Townsend. Pesca Saive. Saive. Per Perez. Ma guarda come ha tirato poi Gamero. Oh, stavo prendendo.
Raga, non riesco a far gol, non so che cazzo dire. Manca un minuto. Gamero per Townsend. Ancora Townsend. Ancora Townsend e finisce qua. Ci giochiamo l'entrata in non mi ricordo dove, ai calci di rigore. Che ultimamente ci vanno proprio de merda, devo dire. Dove l'ho tirato questo? Townsend sbaglia il primo, va Milner. Crullo, para! Pari, come se non fosse successo niente. Va Gamero. Lo fa. Roberto Firmino contro Krull. La tira piano. Al centro. Lo pariamo. Va Perez. Gol. Riyad Mahrez contro Team Krull. Lo fa. Lo fa Mahrez. Salve! E lo facciamo! Grande! Coutinho contro Krull. Va Coutinho! Lo sbaglia! E ci andiamo noi avanti! Ci andiamo noi avanti! Cuore Newcastle! Cuore Newcastle, ragazzi! Rigori perfetti! Krull, perfetto! Io ti amo, voglio mi sposi Krull? Sposami! Cioè, ragazzi, guardate le statistiche, mannaggia la troia. L'hai finita a 0-0, la partita ha fatto 14 tiri e 8 in porta. Com'è possibile? Com'è possibile? Allora, ragazzi, adesso testa il campionato dopo due partite di Coppa, perché siamo in una bella situazione, ragazzi. Siamo anche in una bellissima realtà, perché siamo in zona Champions, a un punto dal City, a 5 punti dal Chelsea e a 6 dallo United. Krull, Wendel, Bemba, Miazga, Jan Mat, Saul Niguez, Pratt, Botaka, Abdelak Nouri, Bashuai e Correa. Sempre sul pezzo e forza Newcastle, ragazzi. Siamo a St. James Park, quindi andiamo di fare bella figura davanti al nostro tifo. E vi ricordo che anche contro il Liverpool eravamo a St. James Park. E quindi continuiamo la prestazione positiva nel nostro stadio. Botaka, palla per Nouri. Il tiro, ma tira Botaka, Botaka! Ma io perché premo L? Mi spiegate perché premo L1? Per quale assurdo motivo io premo L1 che mi fa sempre il pallonetto? Botaka per Nouri. Bella palla per Batshuayi. Il tiro di Batshuayi! Boruz! Poi Botaka! Ancora Batshuayi, ragazzi. Che slegnata. Ma Batshuayi c'ha un destro che è micidiale, veramente. Attenzione da Fob! E qua si è mangiato un bel gol. Qua si è mangiato proprio un bel gol, sì. Correa, aspetta l'arrivo di Botaka. Botaka, c'è in mezzo Nouri, non ci credo! Non ci credo che mi fa gol Nouri di testa, infatti. Non l'ha fatto. Però, ci siamo andati vicini. Attenzione, no. No, così, a Fob, gol così di a Fob, no, però, dai. Guarda che cazzo succede. Guarda che cazzo succede. Guarda che sto gioco è proprio una merda. Bravo Botachino. Bravo Botachino, vai di potenza fisica adesso. Pratt, fai gol! Porca puttana! Che cazzo, che buco di culo. Script, non script, non mi frega un cazzo. Cioè, questo dovevamo farlo, veramente. Denis Pratt, Pratt, Denis Pratt. 1-0 Newcastle. Bravo, nuovo castello, porca miseria. Cioè abbiamo un cuore che non finisce più, veramente. Correa! Pacciari! Batshuayi! Dopo due minuti che gol ha fatto! Col gambone! Col gambone ci è arrivato! Col gambone! Qui, palla perfetta di Correa! Guarda un po', guarda un po', guarda un po'! Boom! Si è visto Boruz così Superman? Incredibile. Passiamo in doppio vantaggio in due minuti. Attenzione Turbe. Si gira i Turbe! Che gol ha fatto i Turbe. Che gol ha fatto i Turbe, veramente. L'ha messa dove? Lì, l'ha messa lì. Non poteva metterla in altre parti. Stiamo attenti, ragazzi, stiamo attenti. Wijnaldum. Gran palla recuperata. C'è Batshuayi. Batshuayi. Batshuayi.
Cioè, ma porca boia, che chiusura ha fatto da Stan. Prendila, Baciu. Prendila! E te ne vai, Baciu. E te ne vai. E te ne vai dove non ti può prendere nessuno. Così. Così, Baciu, hai. In polleggio. Perez. 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 Steccato da The Stan, ma non importa. Non importa, ragazzi. Non importa! Perché ci portiamo a casa 3 punti lo stesso. Migliore in campo Krull. Però grande partita anche di Botaka e di Batshuayi. Partita contro lo Stoke City con questa formazione. Metto Saul Niguez, anche se sono un po' affaticato perché sta quasi per salire al 77. Non sarebbe una bella, non sarebbe una cattiva cosa. Meyer. Bella palla per Correa, Correa, Correa davanti a Butland. Queste sono le palle di Correa. Ma come sono le palle di Correa, ragazzi? Che bruttissima cosa da dire, sinceramente. Sì, eccomi le palle di Correa. Comunque, queste sono le palle che Correa riesce a giocare meglio. Qui gran recupero di Meyer. E poi dal di lì Correa difficilmente sbaglia. Infatti non lo cavo più sempre e costantemente titolare il nostro Angel Correa, perché sta diventando veramente, veramente una bestia. Sì, vabbè. Ad Arabioglio contro Crouch. Guardate che cross ha messo in mezzo Crouch. Fortuna che Afelai è un coglione, che se la stoppava e andava verso Krull faceva gol. Kolasinac ferma un'altra volta Shaqiri. Mamma che partita di Kolasinac. Oh mamma che brutto pallone. Cosa ha fatto qua Correa? Mannaggia lui. Gli ha regalato il pallone. Porca puttana. Correa. Per Gameiro! Non credo di riuscire a tirare. Para Bobutland. Para Bobutland. Correa per Gameiro! Ma è fuori gioco. Ma è fuori gioco. Ma è fuori gioco. Kolasinac non fa passare neanche questa. Correa per Jason Martins, per Meyer, per Gameiro, e questa volta è buona, ragazzi. Ma quanto siamo forti, quanto cazzo siamo forti. Cioè, lasciatemelo dire, ragazzi, ma che azione abbiamo fatto anche qui. Che azione. Meyer sponda per Jason Martins, di nuovo per Meyer, di prima per Gameiro, che dal delino sbaglia neanche se glielo chiedi in turco. Attenzione perché Arons è partito, raga. Quando parte Arons è difficile fermarlo. La mette in mezzo. Esce Butland. Corre al volo. Ha provato la magia. Meyer per Arons. Butland. Grande parata. Attenzione a Meyer. Ale, Ale che ha partito Angel. Ale che ha partito Angel. Fatti perdonare Angel. Fatti perdonare. Palla per Perez. Perez! Ma perché, perché, raga, ha tirato così sto dannato Perez? Che se lo metteva sul destro era fatta. Finita, ragazzi! È finita! 3 punti, soffertissimi. Maximilian Meyer ha toccato tantissime palle. Un'altra frase che può essere fraintendibile, ma guardate l'8.1 di Correa, guardate l'8.1 di Kolasinac. Veramente, veramente grande prestazione la sua oggi. L'United ha pareggiato, ragazzi, contro l'Arsenal. Quindi, allora, campionato sempre apertissimo, ragazzi. Abbiamo recuperato 1 punto. Abbiamo distaccato l'Everton di un altro punto. Siamo a 56. E siamo a 1 punto dal City e dallo United e a 2 punti dal Chelsea, primo in classifica. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, ragazzi. Siamo ripresi alla grande rispetto all'episodio della scorsa domenica. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Menzo e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.